Venerdì al Bar Centrale di Fano sono stati presentati 17 candidati della lista Civica F, una città maiuscola più Europa, lista che fa parte della coalizione di centro-sinistra a sostegno del candidato sindaco Christian Fanesi. Candidati che con la loro esperienza e professionalità hanno espresso l'intenzione di portare il loro contributo alla città. Molti i giovani che si sono proposti. Sono 17 candidati che presentiamo venerdì 17 perché noi non siamo scaramantici e abbiamo le qualità. Persone bravissime, in gamba, che vengono da diverse realtà sociali, economiche della città, che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e di lavorare per la città. Sono molto contenta di questo. Vi invito a leggere i nostri punti programmatici, che a differenza di altri riportano anche numeri e tempistiche, e in più sapete quello che è stato fatto in un solo anno e 4 mesi, non di più. E pensate cosa si può fare se uno non fosse da solo, in un bel gruppo di persone determinate, veramente da conoscere, di grande qualità. Perché attenzione, non è la quantità che fa il valore di una realtà, è la qualità. Ogni candidato porta qualcosa di sé. Qual è il suo obiettivo in questa candidatura? Sì, allora sono Fabiola Paccassoni, candidata per la lista del centro-sinistra F, una città maiuscola, e sono anche la fondatrice del primo centro per Alzheimer nella città di Fano. Quello che io porto in questa candidatura è la mia esperienza, il mio desiderio, diciamo così, la mia volontà di poter aiutare le persone che invecchiano, perché ci sono persone che invecchiano bene e quindi devono diventare una risorsa per la città, e purtroppo persone che invecchiano stando male e quindi avendo malattie importanti. Quello che io desidero è che le persone che invecchino e invecchino malate possano avere all'interno della nostra città tutta una programmazione urbanistica, sociale, ecologica, culturale, che le metta al centro di ogni programma e che le possa accogliere e non lasciare sole le famiglie, che al momento sono l'unica, diciamo così, forma di sussistenza che molto spesso le persone malate che stanno a casa si trovano ad avere. Quindi i famosi caregiver devono vedersi riconosciute tutti quelli che sono i valori della loro malattia, e le persone malate hanno il diritto di essere malate e curate con dignità. Per quale motivo ha scelto di candidarsi? Ho scelto di candidarmi perché credo nel progetto della lista, perché è stato creato non all'ultimo minuto, ma un anno e mezzo fa, tutti insieme, tutto il gruppo. Quello che ci caratterizza è che comunque sia per noi al centro c'è la persona. Tutto deve girare intorno alla persona, e io, avendo i figli, credo molto e ho voluto metterci la faccia per dar voce ai nostri figli, ai nostri ragazzi, che sono il nostro futuro. Gli obiettivi principali della tua candidatura? Mi sono candidato perché ho seguito Cora durante la sua campagna elettorale per le primarie. Mi sono appassionato alla persona che non è la solita comune persona, ma è una persona che ha voluto, diciamo così, vuole rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco. L'ho voluto fare anch'io, a rimboccarmi le maniche per una città comunque dove valgono, diciamo, certi valori, dove si vede la qualità delle cose, e soprattutto per una città comunque più inclusiva e più bella. Obiettivo principale? L'obiettivo principale è sul lavoro, puntare sul lavoro, su quelle che sono le infrastrutture e su quelle soprattutto che sono la mobilità, di questa città. Una città maiuscola!